La stagionalità porta con sé la qualità, quindi un prodotto sicuramente più fresco, un prodotto più buono, ma porta con sé anche un minor utilizzo di pesticidi. Dietro di sé la stagionalità si porta anche la protezione del clima, del terreno, di specie, di habitat, della biodiversità. Scegliere quindi tra l'altro frutta e verdura non solo sfusi, ma integri, con anche le parti che normalmente vengono buttate, quindi le foglie, i gambi, le bucce. Intanto perché queste parti, se sono presenti, ci aiutano a riconoscere i prodotti più freschi, sono le prime ad appassire, ma sono anche in realtà delle parti che, se sono fresche, è una grande opportunità quella di poterle utilizzare. Fare una spesa sostenibile sicuramente prima di tutto è comprare qualcosa che davvero ci serve ed evitare il superfluo. Quindi comprare davvero l'indispensabile già è un modo per ridurre il nostro impatto ambientale. Proviamo anche a prendere in considerazione delle alternative. Prendere in prestito quel prodotto, posso condividerlo con altri, posso farlo con le mie mani, posso acquistarlo usato? Se la risposta è no, allora sicuramente può valer la pena acquistare un prodotto nuovo, ma certamente scegliendo bene la fonte. È un consumatore che cerca di non comprare in maniera troppo superficiale, cerca di resistere alle tentazioni, non per forza è l'estremista che veste solo di terza mano. È un consumatore che cerca di comprare cose che davvero lo possono rendere felice e farle durare il più possibile. Prodotto nato per durare ha un impatto ben più basso rispetto a un analogo che invece è pensato per essere usato e buttato. I nuovi laptop sono pensati per non avere una sostituzione né delle batterie né di altre parti. In passato erano cose che potevano essere sostituite. Ecco, questo non è sicuramente un progresso verso una maggiore durata di questi prodotti, mentre i grandi elettrodomestici, grazie a una nuova legge a livello europeo, è obbligo del produttore renderli riparabili per più di 10 anni. I nostri genitori avevano molta più l'abitudine, quando qualcosa si rompeva, di provare a ripararlo. Cioè, era la normalità. Mi si rompe un vestito, si rompono delle scarpe, vado dal calzolaio, vado dal sarto, vado nel negozio e lo faccio riparare. Oggi non è più scontato, no? La normalità è mi costa meno comprarne uno nuovo e questo è assolutamente un paradosso, qualcosa che l'economia un po' ci ha portato a far diventare normale, perché in questo modo continuiamo a comprare, continuiamo a spendere, facciamo crescere il PIL, ma certamente come consumatori, non solo green, almeno proviamoci a riparare. Ogni prodotto che acquistiamo richiede delle risorse per essere prodotto, richiede risorse e comporta emissioni per essere poi lavorato, imballato, distribuito e richiede anche delle emissioni, spesso nella fase di consumo e sicuramente nella fase di fine vita. Quando riempiamo la casa di cose che non servono o il nostro armadio di abiti, maglioni, e magari ne abbiamo già 10, ma compriamo l'11ª perché ha quella sfumatura di colore che non abbiamo. Quello è un prodotto che si porta dietro una fetta di impatto ambientale che va a sommarsi a tutto il nostro stile di vita e sicuramente a cose a cui non possiamo rinunciare. Non possiamo rinunciare a mangiare, a spostarci e quindi va ad aggiungersi a quella torre che è già abbastanza alta. I prezzi bassissimi devono sempre farci diffidare. Se io pago troppo poco un bene, quello che è l'impatto sull'ambiente, il consumo di risorse naturali, forse non è entrato a far parte di quel prodotto e quindi verrà scaricato in qualche modo sugli altri, sulla comunità. Se come consumatori fossimo più a conoscenza, più consapevoli di quello che c'è dietro la produzione di un bene, forse saremmo molto meno propensi ad abboccare alle super offerte o a prezzi che hanno davvero qualcosa di sospetto. La stagionalità porta con sé la qualità, quindi un prodotto sicuramente più fresco, un prodotto più buono, ma porta con sé anche un minor utilizzo di pesticidi. E quindi dietro di sé la stagionalità si porta anche la protezione del clima, del terreno, di specie, di habitat, della biodiversità. Altri due consigli a cui tengo particolarmente sono scegliere frutta e verdura rigorosamente sfusi. Quando li compriamo imballati, cioè l'insalata già tagliata, il carciofo già pulito, li paghiamo almeno un 10 fino a un 20% in più. Ci stiamo portando a casa un imballaggio che nella maggior parte dei casi non è indispensabile. E il terzo consiglio
è quello di scegliere, quindi tra l'altro frutta e verdura non solo sfusi ma integri, con anche le parti che normalmente vengono buttate, quindi le foglie, i gambi, le bucce, i baccelli. Intanto perché queste parti, se sono presenti, ci aiutano a riconoscere i prodotti più freschi, sono le prime ad appassire, ma sono anche in realtà delle parti che, se sono fresche, è una grande opportunità quella di poterle utilizzare. Il fatto di avere dei grandi frigoriferi non aiuta certamente il fatto di non sprecare o comunque tenere ben d'occhio gli alimenti che abbiamo. Avere un piccolo frigorifero sicuramente ci aiuta a tenere d'occhio quello che compriamo e anche uno sprone a consumarlo, perché finché non lo svuotiamo non andiamo a riempirlo di nuovo. Più il frigo è grande, più istintivamente saremo portati a riempirlo di qualunque cosa. Un primo consiglio che sicuramente mette d'accordo impatto ambientale ma anche la salute è dare un'occhiata veramente veloce alla lista degli ingredienti di un prodotto o la lista dei materiali di cui è composto quel prodotto. Più l'elenco è corto e mediamente sicuramente sarà un alimento o un prodotto meno trattato, avrà probabilmente un minore impatto di produzione, di estrazione delle materie prime e forse anche un minore impatto quando finirà la sua vita, perché avremo meno componenti poi con cui separarlo eventualmente da recuperare. Un altro consiglio appunto è cercare se ci sono delle certificazioni. Nel caso del settore alimentare, la certificazione di riferimento sicuramente è quella dell'agricoltura biologica. Una garanzia non solo per la salute, perché è la garanzia di un minore utilizzo di pesticidi, ma anche una garanzia da un punto di vista ambientale. Perché? Perché c'è sempre una protezione della naturale fertilità della terra, una minore forzatura dei cicli naturali e una maggiore protezione della biodiversità. Un consiglio sicuramente molto importante è quello di usare prima le bucce della parte nobile, perché appassiscono prima, si deteriorano prima, e poi comprare prodotti il più freschi possibile. Quando compriamo per esempio un cavolfiore, il fatto che ci siano tutte le foglie verdi ci dà la possibilità di usarlo due volte, fare due ricette ben diverse. Le foglie verdi del cavolfiore, per esempio, sono molto simili alle biete, alle cicorie, quindi possiamo cucinarle esattamente come faremmo con le biete e con le cicorie, quindi sbollentate, ripassate in padella, condite con peperoncino, con le spezie. Mentre il cavolfiore si presta a milioni di ricette. Il non sprecare è anche comunque usare al meglio l'ingrediente, quindi non disperdere le sue proprietà. Scegliere cose che sono un regalo che sappiamo essere assolutamente gradito, e però tra varie alternative cerchiamo sempre l'opzione dove torna tutto. Quindi anche prodotti che siano più sicuri per la salute della persona a cui li regaleremo, ma anche sicuramente a basso impatto ambientale. Quindi quando compriamo un capo d'abbigliamento che costa troppo poco, non c'è solo un tema ambientale, ma ricordiamoci, ci potrebbe anche essere un tema legato alla salute. E quindi di sicuro non vogliamo regalare alle persone che amiamo dei prodotti che non siano sicuri. Fare il più possibile con le proprie mani, che siano regali, che siano i piatti che metterete in tavola, che siano le decorazioni per la tavola. Questa è una cosa che renderà ancora più speciale quel momento, sicuramente non ve lo farà sentire come il Natale della privazione dell'ecologista, ma un Natale unico, diverso dagli altri. Certamente questo richiede un po' di tempo, quindi magari tempo che invece di dedicare allo shopping sfrenato dedichiamo più in casa, magari coinvolgendo tutta la famiglia, nel creare delle decorazioni anche uniche per la nostra tavola, proprio speciali per quel giorno. E sulla spesa certamente vale la pena pianificare bene che cosa andremo a mangiare, cosa andremo a cucinare e magari dividersi i compiti tra i vari familiari e realizzare davvero un menù unico, ma pensato anche davvero un po' per quelle che saremo a tavola, insomma, cercando di evitare il più possibile eccessivi avanzi, eccessivi sprechi.